Wow! Hello. Good morning. 304. 304. Yeah. Okay. Thank you. Molto bello il posto. Piccolo aggiornamento, sono le ore 12 e 10 minuti e fra 5 minuti ho l'appuntamento in reception con l'autista che mi porterà in clinica per visita e analisi del sangue. Ne ho approfittato dopo la colazione per riversare i file registrati di ieri sul computer e fare un piccolo pisolino, quindi ho un pochettino ricaricato le batterie per affrontare appieno questa nuova giornata. Quindi sistemo un attimo la camera e scendo all'appuntamento con l'autista. Ciao! Tu sei? Giulio Cimino. Va bene, aspetto. Vediamo, andiamo. Ok. Grazie. Questo? Yes. Ciao, grazie. Ti seguiamo. Grazie. Quella che state vedendo è la zona ricettiva della clinica. Entrando la prima volta sono rimasto letteralmente senza parole, osservando il tripudio d'arte moderna e lo splendido design che caratterizza un po' tutta la clinica. Sulla destra è presente un bar dove i clienti che attendono di essere chiamati possono rifocillarsi.
Sono le ore 12:49 e mi trovo all'interno della clinica. Sono stato fatto accomodare in una saletta d'attesa dove sto appunto attendendo il mio turno e c'è tanta gente che sia che ha già subito l'intervento sia che sta aspettando di essere visitata perché sicuramente farà l'intervento nei prossimi giorni. Quindi non mi resta che attendere anche a me. Dopo alcuni minuti d'attesa vengo raggiunto da due interpreti della clinica che con un italiano a dir poco impeccabile mi invitano a seguirle per essere ricevuto dal dottor Serkan. Devo ammettere che è proprio salendo questa scala che mi sono reso conto che uno dei miei più grandi desideri stava per realizzarsi. E che una lievissima strizza iniziava a nascere. Appena entrato in uno degli studi del professor Serkan, ho immediatamente iniziato a montare la mia attrezzatura. Ma lui, più preciso di un orologio svizzero, è arrivato puntualissimo. Ma con pazienza e la disponibilità che lo contraddistingue, nonostante i suoi mille impegni, ha atteso pazientemente che finissi di montare l'attrezzatura. La visita a cui mi sto sottoponendo è uno dei tre step fondamentali di tutto il viaggio e dell'intervento stesso. I tre step sono il disegno, l'intervento, la visita post-trapianto. In questo momento il dottor Serkan sta procedendo con il disegno. È un'operazione più complessa di ciò che potrebbe sembrare, ma per provare a spiegarla in maniera semplicistica potrei dirvi che durante questa fase, tenendo conto della scala Norwood, dell'età, della conformazione della testa e dei tratti somatici del paziente, il dottore traccia delle linee che diventeranno i confini entro i quali verranno innestati i bulbi e, cosa ancora più importante, stabilisce con precisione matematica quanti bulbi andranno estratti e reinnestati durante l'autotrapianto. Per esempio, nel mio caso, nonostante durante il consulto fotografico fatto prima di partire fosse stato ipotizzato un autotrapianto da 3600 bulbi, durante questa procedura il dottor Serkan, visitandomi di persona, ha ritenuto fosse meglio procedere con un trapianto di 4400 bulbi. Ho ancora tanto da farvi vedere e spiegarvi riguardo questa prima giornata in clinica, ma proprio per questo mi trovo costretto a concludere qui la prima parte e invitarvi a non perdere la seconda parte che arriverà prestissimo qui sul canale. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un like per supportare il mio lavoro. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per essere avvisati sull'uscita dei prossimi video. Alla prossima, ciao!